Uomini e donne, scoppia la pace tra la Cipollari e l'eterna rivale Gemma. L'ultima puntata della stagione coronata dal ballo di Gemma e Tina sulle note di Siamo Donne. Smascherata la bufala su Giorgio Manetti. Una bellissima ultima puntata ha chiuso ufficialmente la stagione di Uomini e Donne, lo storico programma condotto da Maria De Filippi. Mentre il trono classico si è concluso con la scelta di Luigi da parte di Sara, il finale del trono over è stata una puntata di cui resterà a memoria. Un contrasto di emozioni diverse, momenti di forte commozione stemperati da una risata fatta con le lacrime ancora appese alle ciglia. La vera forza di questa trasmissione è proprio data dal potere che ha di suscitare sentimenti ed empatia nei telespettatori. Al contrario delle insistenti voci che giravano da giorni nella rete, Giorgio Manetti non ha affatto dichiarato di voler lasciare il parterre maschile. Anzi, non ha fatto interventi di rilievo durante tutta la puntata. Vediamo ora i momenti più salienti. Uomini e donne, ospiti in studio Ida e Riccardo. Ospiti in studio Ida e Riccardo, neocoppia che ha cominciato ad affrontare insieme l'avventura della vita da una manciata di settimane dopo mesi di accesi diverbi al centro, dovuti soprattutto alle interferenze di Sossio. Anche oggi non è mancata una polemica di Ida nei riguardi di quest'ultimo, tacciando di falsità la sua storia con Ursula. Ma il momento di tensione si è stemperato velocemente, lei e Riccardo hanno detto di essere molto felici insieme. In effetti, le parole non servivano, i loro occhi erano luminosi e brillavano ogni volta che si incrociavano. Lo storico ballo tra Tina e Gemma. Il cavaliere Domenico ha preso lezioni di pizzica da Natalia Titova per ballarla con l'opinionista Tina Cipollari. Il maestro di tutti i maestri di ballo, come si definisce lui, Giovanni, non ha saputo resistere al richiamo delle note e ben presto si è unito ai due ballerini. Ne è nata una simpatica e ormai consueta sfida con Gianni Sperti sulle note della cintura di Alvaro Soler. Man mano che la travolgente canzone proseguiva, tutti i partecipanti alla trasmissione hanno iniziato a ballare. Un momento di televisione leggero e scacciapensieri che trasmette un bel messaggio di aggregazione e fratellanza visto che due storiche rivali hanno deposto le armi e danzato unite. La conduttrice ha sottolineato il suo stupore nel veder ballare Tina e Gemma insieme. L'opinionista ha risposto dicendo di aver notato Gemma sola e pensierosa ed, essendo lei stessa single, ha pensato di soccorrerla in nome della solidarietà femminile. Maria ha quindi proposto loro di ballare insieme un'altra canzone Siamo Donne. Tutto il parterre femminile si è unito a loro. Un bel momento televisivo dopo tanto tras. Un finale di stagione che sembra finalmente mettere da parte i sentimenti negativi per fare emergere valori importanti. I momenti più belli di Uomini e Donne, le dirette Facebook. Maria De Filippi mostra un filmato molto commovente che ha riassunto i risultati ottenuti dalla novità introdotta a settembre 2017 nella trasmissione, la diretta Facebook. Le immagini hanno mostrato tante persone la cui vita è cambiata grazie a Uomini e Donne, suscitando lucciconi agli occhi per molti ospiti del parterre. In effetti, si è trattato di un video molto emozionante fatto di voci rotte, fugaci lacrime di felicità, piccoli traguardi raggiunti sospirati da troppi anni.
E, non da ultimo, più di 300 persone hanno trovato un nuovo lavoro e le assunzioni continueranno per tutta l'estate. Per chi fosse interessato, le informazioni si trovano sul sito di Vitti TV. Le coppie innamorate di uomini e donne. L'ultimo filmato era un collage di video amatoriali fatti dalle coppie che si sono formate in trasmissione e che sono ancora innamorate. Erano sia uomini e donne che hanno scelto di condividere la propria vita da molti anni, che volti storici e noti della trasmissione, ma anche gli innamorati che si sono trovati durante questa stagione. Ricordare gli amori spocciati serve anche a ricordare il reale scopo del programma, spesso inficiato dalla presenza di partecipanti poco sinceri. I saluti e gli auguri di buone vacanze di Tina hanno concluso questa emozionante e storica puntata.